Qualche mese fa, una mattina come tante, mi sono svegliato prima del suono della sveglia. Qualche minuto, forse tre, non di più. Mi capita spesso. Una mattina però, in quei tre minuti, dopo aver fatto il solito screening della giornata, poi della settimana e infine del periodo che stavo vivendo, mi sono reso conto che la vita ce l'aveva con me. Quella mattina, qualche mese fa, mi sono iscritto alla 100 km del Sahara. Questa apertura ufficiale della 12ª edizione della 100 km del Sahara. Voglio vento, tanto e tanto forte. Tanto vento. Voglio del freddo, tanto freddo. La doccia fredda. Voglio del caldo. Voglio dei chilometri da percorrere sulla sabbia, tanti. Voglio dormire in terra sotto una tenda aperta. Voglio soffrire. Più soffro e più sonno. Ecco gli ingredienti per una ricetta magica che in una manciata di giorni, in questo deserto, riesce a sublimare la fatica e a trasformarla in gioia pura. Che sensazione! Bellissimo! La bianca! Trasforma un gruppo di sconosciuti in amici, fa riscoprire il valore del tempo, ti fa riflettere, ti fa definitivamente capire che l'importante non è arrivare, ma il viaggio. Ho conosciuto tanta gente straordinaria, ma soprattutto ho conosciuto finalmente la persona che cercavo. Chi mi può aiutare a risolvere tutti i miei problemi? Una persona forte, sicura di sé. Ho conosciuto me stesso. Si sposa in queste situazioni. Le avversità possono essere delle grandi occasioni e questa è una di quelle. Bellissima. All I know, love will save the day.
Una ventina di angeli mi hanno aiutato in questa settimana straordinaria. Vorrei ringraziarli tutti dal mio cuore, ci hanno assistito in silenzio. Ci hanno servito, svegliato e addormentato, ci hanno curato, dissetato, sfamato. Hanno fatto in modo che tutto andasse liscio. Hanno risolto tutti i problemi. Un abbraccio gigante al meraviglioso staff e un grazie dal profondo del cuore per avermi regalato un'esperienza che non dimenticherò mai, al mago della festa. Grazie Adriano, mi hai fatto far pace con la vita. Persone da ringraziare, non voglio dimenticare, non posso dimenticare il gruppo di 200 persone che ha scelto questa iniziativa, che ha scelto questa gara e che ci ha dato la possibilità di poter realizzare il nostro sogno, la nostra passione. Noi siamo qui, è il nostro lavoro ma è anche la nostra passione, senza di loro tutto questo non potrebbe essere realizzato. Sono tutte persone un po' speciali, sono fantastiche, speriamo di rincontrarli ancora qua, lungo le piste africane, nelle savane del Senegal, nel deserto della Namibia, nel Chott El Djerid, il lago salato che c'è qui sempre in Tunisia. Chissà, noi siamo qui, andiamo avanti grazie a loro e spero veramente di poterli ritrovare presto in una di queste altre avventure africane.
Qualche mese fa, una mattina come tante, mi sono svegliato prima del suono della sveglia. Qualche minuto, forse tre, non di più. Mi capita spesso. Una mattina però, in quei tre minuti, dopo aver fatto il solito screening della giornata, poi della settimana e infine del periodo che stavo vivendo, mi sono reso conto che la vita ce l'aveva con me. Quella mattina, qualche mese fa, mi sono iscritto alla 100 km del Sahara. Questa apertura ufficiale della 12ª edizione della 100 km del Sahara. Voglio vento, tanto e tanto forte. Tanto vento. Voglio del freddo, tanto freddo. La doccia fredda. Voglio del caldo. Voglio dei chilometri da percorrere sulla sabbia, tanti. Voglio dormire in terra sotto una tenda aperta. Voglio soffrire. Più soffro e più sonno. Ecco gli ingredienti per una ricetta magica che in una manciata di giorni, in questo deserto, riesce a sublimare la fatica e a trasformarla in gioia pura. Che sensazione! Bellissimo! Da piangere! Trasforma un gruppo di sconosciuti in amici, fa riscoprire il valore del tempo, ti fa riflettere, ti fa definitivamente capire che l'importante non è arrivare, ma il viaggio. Ho conosciuto tanta gente straordinaria, ma soprattutto ho conosciuto finalmente la persona che cercavo. Chi mi può aiutare a risolvere tutti i miei problemi? Una persona forte, sicura di sé. Ho conosciuto me stesso. Si sposa in queste situazioni. Le avversità possono essere delle grandi occasioni e questa è una di quelle. Bellissima. All I know, love will save the day.
Una ventina di angeli mi hanno aiutato in questa settimana straordinaria. Vorrei ringraziarli tutti dal mio cuore, ci hanno assistito in silenzio. Ci hanno servito, svegliato e addormentato, ci hanno curato, dissetato, sfamato. Hanno fatto in modo che tutto andasse liscio. Hanno risolto tutti i problemi. Un abbraccio gigante al meraviglioso staff e un grazie dal profondo del cuore per avermi regalato un'esperienza che non dimenticherò mai, al mago della festa. Grazie Adriano, m'hai fatto far pace con la vita. Persone da ringraziare, non voglio dimenticare, non posso dimenticare il gruppo di 200 persone che ha scelto questa iniziativa, che ha scelto questa gara e che ci ha dato la possibilità di poter realizzare il nostro sogno, la nostra passione. Noi siamo qui, è il nostro lavoro ma è anche la nostra passione, senza di loro tutto questo non potrebbe essere realizzato. Sono tutte persone un po' speciali, sono fantastiche, speriamo di rincontrarli ancora qua, lungo le piste africane, nelle savane del Senegal, nel deserto della Namibia, nel Chott el Djerid, il lago salato che c'è qui sempre in Tunisia. Chissà, noi siamo qui, andiamo avanti grazie a loro e spero veramente di poterli ritrovare presto in una di queste altre avventure africane.